Sampdoria di Francesco Pedone che si schiera con Krapikas, Diaby Ferrazzo e Iachitison e Lefebvre, Tomic, Tessiore, Balde, Cioce e Vrioni. Schieramento. Sì, tre difensori centrali abituati soprattutto a giocare a tre, ma anche a quattro l'anno scorso, hanno grande esperienza, tengono molto la linea alta. Io credo che il giocatore più importante a centrocampo sia proprio Cioce per dare equilibrio, tempi di gioco e il ritmo a questa squadra. Napoli di Saurini con Schepper tra i pali, schiavi di Ignazio Otranto, Granata, Lasischi, Russo, Abdallah, Negro, Acunzo e Liguori. Quattro difensori, abbiamo parlato prima del tridente d'attacco, il centrocampo composto proprio da Otranto, mediano il playmaker, e le due mezze ali sono molto brave perché una a turno si inserisce sempre a accompagnare l'azione nella zona centrale dove Negro è molto bravo a svariare sia a destra che a sinistra e lasciare proprio il corridoio libero per gli inserimenti da dietro. Per quanto riguarda i Vrioni che sono sul pallone pronti a dare l'avvio a questo incontro, che ha sovrapposizione rispetto a Liguori che è in possesso di palla da parte di Schiavi. Il pallone per il numero 2 del Napoli che taglia bene il campo, entra in area di rigore, mette sul secondo palo la respinta di Krapikas, fugge il pallone a Cioce, E chi lo ancora recupera? Otranto. Guarda che bell'inserimento per Russo, il pallone dentro, Negro di sinistro. Ignazio che poi lascia campo aperto però alla ripartenza della Samp con Balde. Carica il destro, finta poi Vrioni, il tocco di sinistro. Sampdoria in vantaggio sull'uscita di Schepper. Si fa trovare impreparata la difesa del Napoli in questa situazione. Era una ripartenza, con la prima verticalizzazione si è creato un 3 contro 2 nella zona centrale, nonostante i giocatori della Sampdoria abbiano allargato il gioco e hanno consentito a due giocatori del Napoli di riabbassarsi e entrare in area di rigore, si sono dimenticati completamente la marcatura proprio sull'attaccante più pericoloso Vrioni, che è bravo qua a smarcarsi, a rimanere in gioco. Controllo abbastanza fortunoso sull'uscita del portiere, riesce ad allungare la palla. Marche. Balde, ancora in contropiede, in area di rigore il raddoppio della Sampdoria. Perfetta anche la seconda ripartenza consecutiva dei ragazzi di Pedone e il Napoli crolla di fronte a questi attacchi. Beh, per lo dicevamo nel primo tempo, ha due attaccanti della Sampdoria di categoria superiore, devono giocare di più per la squadra e devono trovarsi di più. Lo stanno facendo adesso molto bene nel secondo tempo, merito soprattutto dell'intuizione, della disponibilità da parte del numero 9 Balde, che sfrutta benissimo un movimento a venire incontro da parte del compagno di reparto, che poi verticalizza, imbuca, nuovamente impreparata la linea difensiva del Napoli, che è indecisa, non ragiona da reparto, tre giocatori fanno il fuorigioco, uno si stacca ed è molto bravo l'attaccante, molto freddo davanti al portiere. Anche per Balde, Rivediamo qui seconda rete stagionale. 6 del Napoli, Lasicki. Adesso il primo assistente ha detto deve star calmo, qualche parola gli sarà scappata. ed ha estratto direttamente il rosso Mastrodonato, quindi Napoli che rimane in inferiorità numerica. Arriva ora il cross, l'uscita ancora una volta non precisa da parte di Krapikas ed arriva il gol del Napoli che accorcia le distanze all'83° minuto di gioco. Considerando tutto quello che è successo nel secondo tempo, sarà anche un recupero abbondante. Quindi il Napoli che riapre la partita in qualche modo. Adesso la Sampdoria deve cercare di gestire ancora meglio di quanto ha fatto sino a questo momento, perché anche questo gol l'ha praticamente regalato col doppio errore in uscita da parte del numero 1 Krapikas. Il triplo, se consideriamo anche quella che c'era stata Precedente. prima, sì. Di cercare magari anche forzando la giocata sulla prima punta. Balde è considerato in posizione regolare in area, il 3-1 della Sampdoria che affossa le speranze del Napoli, doppietta per Ibu Balde, micidiale in contropiede la formazione di Pedone. Sì, ha sfruttato benissimo tutti gli errori della linea difensiva del Napoli. Nel secondo tempo la Sampdoria non puoi concedere un'occasione del genere a un giocatore come Balde sul suo piede sul destro dentro l'area di rigore. È stato molto bravo a incrociare il tiro sul secondo palo. Immaginiamo che a bordo campo, sulle due panchine, gli stati d'animo siano completamente opposti. Mettere in difficoltà la Sampdoria.
ancora centralmente, riesce a bucare Balde il sinistro e c'è il 4-1 della Sampdoria, tripletta per Ibu Balde. Questo è uno dei motivi per i quali Beppe prima sostenevo che questa squadra potrebbe anche proporre un tridente offensivo con lo stesso Vrioni, con lo stesso Testa, anche perché hanno dimostrato, soprattutto nel primo tempo, una partita in cui bisognava soffrire ed era una grande mano in fase di non possesso palla. E Balde ha finalmente fatto vedere tutte le sue qualità. Un minuto di recupero in più, il direttore di gara che ora manda le squadre negli spogliatoi, dunque... La Sampdoria vince per 4-1 in casa del Napoli. Napoli che fallisce la possibilità della terza vittoria consecutiva che avrebbe mantenuto in testa la classifica.